Grazie ai set package è possibile creare dei pacchetti di set che possono essere caricati solo all'occorrenza. I set package possono essere utilizzati anche da applicazioni di terze parti per caricare tipologie specifiche strettamente collegate a successive analisi. Ma questa funzionalità permette anche di creare uno standard per l'ufficio o per il team di progetto. Se tutti i collaboratori utilizzano uno stesso set package per un determinato progetto, si avrà la sicurezza di rispettare i medesimi criteri di standardizzazione e di codifica. ArcLine al suo interno contiene già dei set predefiniti che non è possibile rimuovere e si distinguono per avere un'icona di colore arancione. Per maggiori informazioni in merito, vi raccomando di visionare anche il tutorial sulla creazione dei set. Controllando dalle impostazioni, ad ora non è attivo nessun set package. Per selezionarne uno precedentemente creato, cliccare la tendina, altrimenti scrivere il nome del nuovo package. Il programma chiederà un riavvio. Creiamo alcuni set di esempio per le colonne, ipotizzando di voler raggruppare le tipologie in funzione del tipo di progetto. Per organizzare i propri set all'interno del package, cliccare con tasto destro e selezionare l'opzione Sposta su Set Package. Adesso ripetiamo la stessa operazione effettuata in precedenza. Creiamo un altro set package e creiamo degli altri set. Sempre dalle opzioni del programma posso ora caricare un package o l'altro in funzione dell'esigenza e ritrovarmi quindi il pacchetto di set legno o ferro. Merita un appunto la condivisione di questo package. Tra le opzioni infatti troviamo anche un percorso e tale percorso indica la posizione dalla quale ArcLine legge e salva i set spostati all'interno del package. Se tale posizione è una directory condivisa, avremo condiviso in tempo reale i nostri set con altri collaboratori.